Signore e signori, buonasera. Benvenuti alla proiezione del corto Pensiero Giallo. Luciana Frazzetto, Gianni Franco, Agnello Greco, direttore della fotografia. Loro sono i protagonisti, direttore della fotografia Agnello Greco, lo sceneggiatore super Lorenzo De Luca, vieni. Sì. Poi, per quanto riguarda Pensiero Giallo, chi c'è ancora? Anche i nipoti, già, stavo dimenticando. Mamma mia, a casa poi! Mamma mia! Ma sei un mito! Io ti devo dire, cioè, per me è stata una cosa bellissima poter essere la protagonista di questo cortometraggio. Mi sono divertita, ma veramente mi sono divertita da morire, anche perché poi ho trovato Gianni Franco, che dal 90 che non lavoravamo insieme, poi abbiamo fatto una commedia insieme, sì. E me lo sono ritrovato sul set. Poi lavorare con Pierre è veramente una cosa strepitosa, veramente, non so, ma se anche era così nei flop passati lo si è diventato. Lascia molto agli attori e ci dà fiducia. Questa è una cosa molto bella che non capita veramente tutti i giorni, questo è vero. Quindi io, insomma, spero di fare il prossimo con Pierre, perché poi questo personaggio un po' surreale, un po' folle, no? Pierre è un amore, perché io feci Bugie Rosse con lui. È vero, no? Ti ricordi, Pierre? Come no? Commissario di polizia. Appunto, commissario di polizia, no? E io dovevo essere nei titoli di coda, perché era un ruolo secondario. Lui mi ha detto: Gianni Franco, ti ho messo i titoli di testa, perché mi sei piaciuto, sei stato bravo, è vero? Ha fatto una cosa che pochissimi fanno, quasi nessuno. E poi niente, stavo, l'ultima cosa, sì. Stavo venendo a fare le prove, no? A un certo punto vedo lei, che era un bel po' che non la vedevo, con la valigia, con cosa avevi? Come si chiama? No, la valigia, come si chiama quella roba? Trolley! Stava con sto troller, no? Faccio: Luciana, che cosa fai? Ed era nella via dove dovevo andare io ho l'appuntamento con lui. Dico: Luciana, ma no, niente, arrivo qua da un... ho fatto delle prove costume. Ah, vabbè, ciao Luciana. Prove costume, vuoi vedere che Luciana? Vado su e faccio: ciao Pier, sono qua, ecco, senti un po', ma la protagonista chi è? Ah, una bravissima, si chiama Luciana Frazzetto. A me quando mi ha chiamato a scrivere sto corto mi ha detto: facciamo Pensiero Giallo. Io pensavo che a film dei cinesi, insomma, capirai, mi invita alla nozze. Avevo scritto 4 libri su Bruce Lee, invece no, voleva proprio un giallo. Perciò quello che c'è di buono è suo, quello che c'è di sbagliato è mio. Buon divertimento. Scusato, sono una persona molto schiva, parla pochissimo. Oh, in tutto questo ho detto: mi sono dimenticato per caso qualcuno di Pensiero Giallo? Sì, il produttore, Angelo Bassi, ma vi sembra normale a voi, chi è qua? Mi sembra normale, mi sono dimenticato il produttore, così la prossima volta col cavolo che mi fa lavorare. Anche il musicista. Eugenio, dite qualcosa pure voi. Allora, abbiamo in comune adesso un percorso, io e Pier Francesco. Abbiamo già fatto 3 cortometraggi. Speriamo di farlo. Ne abbiamo un altro ancora da fare a breve e poi li mettiamo tutti insieme e facciamo un lungometraggio. No, che dici? Sì. Niente, è stata una bellissima esperienza. Di solito scrivo canzoni, questa volta ho musicato questo corto e per me è stata un'esperienza bellissima. Tutto qui. Speriamo che si ripeta. Un ringraziamento all'ospite in atteso, l'ospite in atteso, sì, questo posto magnifico, sì. Tanto io faccio teatro, mi sentono tutti pure senza microfono, un posto bellissimo, sì. Guardate, se vi capita di andare, dov'è che si Montalto trova? Di Castro. A Montalto di Castro è un posto splendido, cioè lì dentro c'è il cinema. C'è il cinema, dentro c'è il cinema ovunque, sul pavimento, sulle pareti, sui soffitti. C'è l'albergo dove abbiamo girato Pensiero Giallo e chi ci ha anche ospitato. È stata un'esperienza fatta per gioco, per quanto riguarda noi due ci siamo divertiti tantissimo. Ecco. Posso dire una cosa di lei? Sembrava già una diva, eh? La prima cosa che faceva, giuro! Per favore, trucco, per cortesia. Io un po' sbavato, sì, giuro, un'attrice! L'attrice perfetta lei! Mamma! Allora gli facciamo fare un'altra cosa. Un'altra cosa, per forza! Bene, voglio dire che nel DVD che è in commercio ci sono dei contributi speciali. È molto ricco questo DVD, a parte appunto il... I soldi, i contributi. No, ci sta il film, ci sta il corto Pensiero Giallo, poi ci sono tanti tanti contributi extra, molto molto curati e carini. E che sono stati tra l'altro realizzati da Emanuele Pecoraro, che è qui, insieme a Marco Pagliarini. Vi prego di applaudire. Molti maligni dicono che i contributi speciali sono meglio del film.
quindi adesso, anche se voi vedete il film, poi non siete esentati dall'andare a comprare anche il DVD. Beh, adesso abbiamo parlato anche troppo.